il convegno iniziato ieri per questi 100 anni della Madonna di Fatima, che è apparsa a Fatima, e ieri sono rimasto veramente colpito. Personalmente ho avuto modo, ho inteso questo incontro non solo un convegno di carattere culturale, ma principalmente di carattere spirituale. Ieri è stato bello vivere l'incontro tra di noi, anche se oggi mancano alcuni che ieri erano presenti, non solo come io che guidavo l'incontro su Maria, ma pensare che noi qui presenti e ieri quelli che c'erano ieri erano stati mandati, siamo stati chiamati a portare e supportare i doni che Dio ci ha fatto, ed è venuto fuori un incontro dove ognuno di noi ha donato ciò che ha ricevuto. È stato molto bello, ognuno di noi si è sentito libero di esprimere cosa aveva nel cuore e la propria esperienza in confronto di Maria, ovviamente in riferimento a Maria e quello che stiamo vivendo in questo tempo. In più, tra l'altro, è stato anche un incontro nel quale ieri, per le vie di Assisi ieri sera, fatto nella semplicità, nella preghiera, abbiamo visto e vissuto il vento di Assisi, dal sole di Fatima al vento di Assisi. Il pomeriggio abbiamo parlato di Maria, la sera abbiamo respirato nel silenzio e nelle luci della sera, della notte, perché siamo tornati a mezzanotte, nella preghiera abbiamo vissuto i doni, non pienamente ovviamente, ma abbiamo vissuto i doni fatti a questa terra. Quando siamo tornati vi guardavo, eravate felici, felici, in pace. Eppure nella semplicità dei momenti, nella preghiera e di aver raccontato una storia che era quella di Francesco, con tutte le sue difficoltà, è un dono grande. Si parla di questi eventi che aiutano ognuno di noi a vivere bene il tempo e pienamente. Ovviamente ognuno nella sua storia e nelle sue modalità, nel senso che voi che avete fatto scienza, la pienezza vostra è nella modalità che conoscete e che vivete, e vivere la realtà testimoniando questo amore attraverso la scienza. Colpisce che a Fatima il Signore affida l'annuncio di tempi difficili, comunque un annuncio d'amore per aiutare il mondo, a 3 piccolini, a 3 pastorelli piccoli, e poi gli viene fatta una domanda: siete disposti a sacrificarvi a fare la volontà di Dio? A 3 bambini, che oggi ci verrebbe a dire: ma come, non è consapevole, devono fare minimo 18 anni. Invece Dio si fida di 3 piccolini e a 2 chiederà di donare la vita. No, studia, fa la vita, e loro lo fanno consapevolmente e con gioia. Lucia invece affronterà tutte le difficoltà che avrà da lì a poco, che cambierà la vita, sarà spostata anche da Fatima, nel senso che si diventa testimoni di un amore grande a qualunque età, in qualunque condizione e in qualunque luogo. Questo vale per tutti, quindi un invito ad essere testimoni. Oggi Claudio ci ha invitato a fare la consacrazione al cuore immacolato. Pensate di farlo personalmente,
un invito. Io lo faccio sempre a tutte le persone che guido e comunque le persone che comunque mi chiedono consiglio, io dico sempre controllate, verificate, cercate di capire che cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria, perché sarà alla fine vincerà. Dio la vittoria, la battaglia finale la affiderà comunque, la affiderà Maria. E la donna ti schiaccerà la testa. Ti schiaccerà la testa. Pensateci alla, a che cosa vi invito alla consacrazione al cuore immacolato. E concludo dicendo grazie anche a Claudia per tutto.